Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete più o meno vestita esattamente come ero nel video scorso relativo al Natale, per il semplice fatto che sto approfittando di una giornata libera e quindi sto registrando tutti i video di questo mese relativi al Natale nello stesso giorno e non ho nessuna intenzione di cambiare il maglione, visto che tiene bello caldo ed è anche un pochino a tema Natale. In questo video degli appunti di viaggio vi elencherò i 5 mercatini di Natale che sono tra i più belli in Europa, ma sono anche tra i meno conosciuti. Direi subito di cominciare con la lista, che è, diciamo, un'occasione per scoprire qualche posto un pochino più sconosciuto, un pochino più particolare dove andare durante le vacanze di Natale o durante l'avvento. Il primo posto, il primo mercatino è quello di Riga, in Lettonia, che è un'ottima occasione per andare ad assaggiare del buon salmone affumicato o andare a comprarsi qualche bello gioiello fatto a mano e partecipare anche a dei workshop creativi di artigianato. Secondo mercatino si trova in Romania, che è quello di Sibiu, non so se si dica così, nel caso fatemelo sapere in un commento. Dura soltanto qualche giorno, ma l'atmosfera è veramente molto particolare. Ci sono molte luci che adornano la piazza principale, che sono assolutamente uno spettacolo da non perdere. Ed è possibile degustare delle cose molto particolari come le mandorle tostate e le mele caramellate. Terza località è Tallinn, in Estonia. Torniamo un pochino più verso la Norvegia, diciamo anche verso la prima località che è Riga, in Lettonia. In questo caso è il mercatino di Natale che ospita l'albero più famoso in tutta l'Estonia e ha tutto quello che si può desiderare da un mercatino di Natale, oggetti artigianali, cibo e bevande calde, musica live e soprattutto la neve. Quarta località è Tier, in Germania. Diciamo, tutti conoscono i vari mercatini tedeschi, nelle città più famose. Questo è un pochino più nascosto, ma è molto particolare perché si trova in una delle città più antiche del paese. Quinta e ultima località è Liegi, in Belgio, che ospita uno dei mercatini più antichi. L'atmosfera è assolutamente tipicamente belga perché c'è la possibilità di bere e mangiare i cibi tipici appunto del Belgio. Io, detto questo, vi lascio, il video è molto corto. Vi invito comunque a scrivermi qui sotto in un commento se avete intenzione di andare in una di queste località per le vacanze di Natale oppure avete avuto l'occasione di andarci in passato. E se avete qualche altra località un pochino sconosciuta in cui si festeggia il Natale in maniera un po' particolare, fatemelo sapere. Io vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, non dimenticate di condividere il video e in descrizione, come al solito, vi lascio i link per seguirmi sui social. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!